Ciao ragazzi, eccomi tornata con la seconda puntata di Parla Coreano 2, dove parleremo della pronuncia in coreano, come tanti di voi mi hanno richiesto su Instagram. Quindi, se non mi seguite ancora su Instagram, mi raccomando, vi aspetto. Il nome è fede.ktb, quindi lo stesso nome di questo canale, ma con il punto in mezzo. E niente, cominciamo la lezione. In basso, in descrizione, vi lascio il link al file PDF con tutto il riassunto della lezione. Innanzitutto bisogna specificare come sono costituite le sillabe in coreano, perché non sono come in italiano lineari. Per esempio, la parola parola è parola, quindi sono delle tre sillabe unite in forma lineare. Invece in coreano le sillabe sono un po' fatte a grappolino, sono raggruppate e le parole poi sono un'unione di vari blocchettini, grappolini di sillabe. Quindi per esempio possiamo avere la sillaba di base che è consonante vocale, quindi per esempio na, io è consonante vocale, oppure può essere consonante vocale e una consonante in basso, per esempio il numero 3, se, oppure può anche essere consonante, vocale, consonante, consonante, quindi sotto ci possono essere anche due consonanti, come per esempio la parola ta, pollo, gallina. E queste consonanti che stanno in basso, nella parte inferiore della sillaba, sono chiamate patchim. E questo dovete ricordarlo perché poi, quando vi spiegherò le varie regole, vi parlerò di come suonano i diversi patchim. Cominciamo con la pronuncia delle varie consonanti semplici. In particolare ne abbiamo quattro da tenere presenti perché cambiano un po' il loro suono a seconda della loro posizione all'interno della parola e della sillaba. Quindi alcune, queste quattro, in posizione iniziale hanno un certo suono e in una posizione intermedia ne hanno un altro. Queste consonanti sono kyo, tigut, piep e giet. Allora, la pronuncia di kyo può essere definita in due modi diversi: K oppure G. K-G. All'inizio di parola il suono è più una K, per esempio kabal, kabal, che è la parrucca. Invece all'interno di una parola, quindi quando è tra due vocali, il suono diventa più una G, quindi per esempio aghi, aghi, il bambino. Quindi sentite la differenza? Kabal aghi. È la stessa lettera che però nelle posizioni diverse assume un suono diverso e lo stesso vale per le altre tre che ora andremo a vedere. Tigut suona come t all'inizio di parola e d all'interno tra vocali, quindi per esempio tari, che vuol dire gambe o ponte, tari. Invece quando è all'interno di parola, per esempio ladio, ladio, la radio. Tari, radio. Piep invece suona come p all'inizio di parola e b al centro, tra vocali. Per esempio abbiamo mare, pada, pada, e la parola perfetta per spiegare la differenza di pronuncia, pabo, pabo, vuol dire sciocco, per prendere in giro qualcuno in modo però carino. Sentite, pabo. Poi l'ultima, ch, che suona come ch all'inizio di parola e j all'interno. Per esempio, chagi, vuol dire se stessi, chagi. Oppure pizza, pizza, la pizza. Comunque, quello che vorrei sottolineare è che la pronuncia, le due diverse pronunce di queste consonanti, non c'entrano assolutamente con la pronuncia delle consonanti aspirate, kiet, tiget, piep e ciet, perché quelle sono un altro tipo di pronuncia. Per andare bene nel dettaglio a vedere come si pronunciano queste, vi linko qui sopra il mio video dove lo spiego nel dettaglio. Quindi mi raccomando, non confondetele perché non sono assolutamente la stessa cosa. Ora invece passiamo alla consonante riel,
che è pronunciata a volte come una L, a volte come una R, che però è un po' più leggera rispetto a quella italiana, non così marcata, a seconda anche questa della posizione in cui si trova. Quindi solitamente all'inizio e alla fine di una parola sono pronunciate come L. Quindi per esempio abbiamo Lamyon, Lamyon, i ramen, oppure Nal, Nal, il giorno. Invece quando è all'interno di una parola, se è singola tra vocali, si pronuncia come R. Saram, Saram, persona. Saram, amore. Invece quando è tra due vocali doppia, si pronuncia come una doppia L. Polle, polle, un insetto. La consonante ien invece è muta quando all'inizio della sillaba è seguita da vocale, quindi si legge direttamente la vocale che segue, per esempio ai, ai, il bambino, nai, nai, l'età. Invece suona come n, n, che si trascrive ng, perché non è una n, ma ha un piccolo suono come ing, ing in inglese. Running, non dico running, è la stessa cosa, quindi è n, che non è una n, quando è alla fine della sillaba. Quindi per esempio saran, saran, amore, oppure pangbo, pangbo, metodo. Poi in una parola composta da due o più sillabe, pensiamola ora a due così è più semplice, quando ien è all'inizio della seconda sillaba ed è preceduta nella sillaba precedente da una consonante in posizione di pacim, ingloba al suo interno il suono di quel pacim, che diventa quindi non più il pacim della sillaba precedente, ma all'inizio la consonante prima della sillaba successiva. Sembra molto complicato, ma vediamo ora gli esempi così è tutto più chiaro. Per esempio, la parola tegen, te, libro, en, particella dell'argomento, non leggo tegen, ma leggo tegen, come se fosse tegen, tegen. E questo vale per tutte. Quindi per esempio, isso, non leggo i-o, ma leggo i-so, i-so. PC non è p-i, ma è p-c. O-ser, o-ser. Quindi come potete sentire, il suono proprio passa nella seconda sillaba, e quindi è come se la i non ci fosse, ma il pacim passasse al suo posto. La hie invece è una H aspirata, quindi va sempre pronunciata. Per esempio abbiamo hama, non è ama, che vuol dire forse, ma hama è ippopotamo, quindi capite che c'è una differenza reale. Hama, oppure tehakkyo, l'università, tehakkyo. Quando però la hie è seguita oppure preceduta da una consonante, la rende aspirata. Quindi per esempio chota non è chota, ma è chota, aspirata, quindi esce aria molta dalla bocca, chota. Oppure makida non è magida, ma è makida, consonante più hie uguale la consonante però aspirata, quindi la sua equivalente ma aspirata. Invece quando la hie è all'inizio di parola oppure tra vocali, si pronuncia sempre H. L'ultima cosa per oggi: alcune consonanti, quando si trovano in posizione di pacim alla fine della parola, non hanno la loro pronuncia originale, ma si pronunciano come una T, che però non è marcata, ma appena accennata, come se la lingua si bloccasse prima di far uscire il suono. Queste consonanti sono shiot, sangshiot, jiet, chiet e hiet. Tutte queste, quando sono alla fine della
sillaba della parola si pronunciano come T, come una T, come la T e la T aspirata. Per esempio, alcune di queste le abbiamo già viste prima. Il numero 3, set. Sentite, non è set, è set. Quindi io posiziono la lingua come se stessi per dire una T, ma poi mi fermo e non esce il suono. Set. Oppure abbiamo visto pit, la luce, pit. O anche nat, il giorno, nat. Anche il nome stesso della lettera hiet. In pacim c'è una hiet e si legge hiet, come se fosse una T. Un'unica nota, un appunto che vorrei fare è che nella scheda che vi allego sotto ci sono delle trascrizioni per leggere le parole che vi ho appena detto. Quelle trascrizioni non sono assolutamente trascrizioni fonetiche, trascrizioni ufficiali delle parole, sono delle trascrizioni che ho scritto io per voi perché secondo me sono quelle più fedeli ai suoni della lingua italiana e quindi è più facile per voi capire come bisogna pronunciare una parola, però non scrivetele da nessuna parte perché sono tarocchissime, non sono niente, sono soltanto una cosa che ho scritto io per voi per cercare di aiutarvi e farvi capire meglio come bisogna pronunciare le varie parole. Comunque per oggi abbiamo finito. Seguirà questo video la parte 2 con altre regole di fonetica, quindi aspettatemi la settimana prossima con il nuovo video. Per ora è tutto, se il video vi è piaciuto come sempre un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao! Ciao, me vaio!